Una partita che dovrebbe essere disputata a inizio campionato per coronare i successi agonistici della stagione precedente. La gara secca della 16ª Supercoppa italiana quest'anno è slittata a causa degli impegni della nazionale nella World Cup in Giappone, ma ora è arrivato il momento di rivivere l'emozione della finale scudetto del 2011, con una Nord a Foppa Pedretti e un Villa Cortese più agguerrite che mai. Sono 5 i sigilli del Volley Bergamo nella competizione che manca alle rosso-blu dal 2004. Mentre per Villa Cortese sarà la seconda finale della propria storia, dopo quella persa lo scorso anno contro la Scavolini Pesaro. Sia noi che loro sono qualificati per la Coppa Italia, quindi sarà il primo traguardo da raggiungere. Sicuramente non è la stessa cosa che vincere una Coppa Italia, però è importante anche una Supercoppa. Abbiamo ancora la mare in bocca per non aver fatto la Final Four di Coppa Italia, questo non deve essere uno zuccherino per noi, ma deve essere comunque un trofeo che volevamo dall'inizio dell'anno e che vogliamo andarci a prendere. Questa è una partita secca, quindi molto emozionante, e chi gioca bene quel giorno, in quel momento, vince quel trofeo. 17 precedenti fra le due formazioni lombarde, 7 le vittorie per la Foppa, 10 per Villa. Il primo incontro nella stagione 2009-2010 in regular season, chiuso al tie-break per le rosso-blu. Poi la finale di Coppa Italia per 2 anni consecutivi, con le bianco-blu sempre vittoriose, e ancora i play-off nel 2010 con Villa Cortese che passò il turno. L'eterna corsa nelle 5 gare della finale scudetto della passata stagione, fino ad arrivare all'ultimo successo della Foppa in regular season per la 6ª giornata di ritorno nella scorsa domenica. La Supercoppa è una cosa che da 3-4 anni che la Foppa non ha vinto, quindi ci tocca vincerla ancora.